La prima data è il 25 luglio, sarebbero 6 mesi. 6 mesi? Quindi prima niente? No, prima di quella data no. In genere i tempi sono fuori dalla realtà, difatti ho addirittura prenotata una visita cardiologica con elettrocardiogramma a agosto. 7 mesi? Sì. Tempi biblici? Sì, è così da tutte le parti. La prima TAC che ha fatto mio marito, e le parlo di 6 anni fa, abbiamo speso 450 euro, ma c'è gente che non lo può fare, questo è veramente vergognoso. In Italia più del 50% delle persone aspetta mesi per esami o visite specialistiche, tanto che la fiducia nella sanità pubblica vacilla e sempre di più ci si rivolge al privato. Ma è sempre così qua? Il problema delle liste d'attesa non c'è dovunque. Ma perché? Perché fanno tagli sulla sanità. Lo sfinimento poi porta al privato. Signora, lei ogni anno deve fare gli esami per l'osteoporosi, la MOC. Sì, quest'anno sono andata in ospedale per prenotare e mi hanno dato l'appuntamento dopo 8 mesi. A questo punto sono dovuta andare privatamente e me l'hanno data sempre nello stesso ospedale. Me l'hanno data dopo 2 giorni. Per lei è normale? È normale, è normale, è assurdo. Una difesa però c'è ed è proprio la legge a suggerirla, solo che non tutti lo sanno. Già nella precedente legislazione, quella del decreto legislativo del 98, prevedeva dei tempi di attesa massimi per singole prestazioni sanitarie, all'epoca erano 58, oggi in base all'ultimo piano nazionale di governo delle liste di attesa sono 79. Che cosa può fare un paziente quando i limiti di attesa vengono superati? Ogni paziente può richiedere alla direzione sanitaria dell'ASL di appartenenza che quella stessa prestazione venga svolta in forma privata, la cosiddetta intramenia, e in quel caso il paziente sarà tenuto al solo pagamento del ticket. Fattivamente cosa si fa? È una richiesta in carta semplice da inoltrare tramite PEC alla direzione sanitaria. Perché questa cosa non si sa? C'è una scarsa sensibilizzazione, ora che sia voluta o non voluta, questo non lo so.